Dovrebbero mettere le scariche a chi parte troppo forte durante le gare. Quello dovrebbero fare, le scariche elettriche. Una delle lezioni che ho appreso leggendo gli N libri di corsa negli ultimi anni è che correre a diversi ritmi facilita fondamentalmente la possibilità per noi podisti amatori di migliorare. Ovviamente il mio amico e collaboratore Andrea Soffientini non legge tutti questi libri, ma al tempo stesso riesce a correre più velocemente di me. Una delle cose che rende il mio ego particolarmente strano, ma al tempo stesso capisco che non sia necessariamente importante conoscere la fisiologia della corsa, ma qualche giorno fa, grazie a un contatto con un amico di Instagram, sono riuscito a, e questo è stato un acquisto compulsivo, ad acquistare questo Beat 20, che è fondamentalmente un nuovo strumento di monitoraggio del battito cardiaco, strumento che pur essendo di origine cinese offre fondamentalmente la stessa possibilità, se non addirittura migliore, per misurare il vostro battito cardiaco. E quindi sono, dopo aver comprato questo strumento, vi metto il link qua sotto, sono stato assolutamente interessato a produrre un video che vi possa consentire di capire come monitorare sia il minimo sia il massimo del battito cardiaco, cosa che mi viene chiesta costantemente qui su YouTube. Mi dovrei impegnare nelle prossime settimane per parlare di tecnologia della corsa. In effetti ho cambiato il video introduttivo proprio perché secondo me questo è uno degli aspetti meno utilizzati da noi podisti amatori, soprattutto da quelli che corrono velocemente. Io utilizzo fondamentalmente Polar, ma alla fine, indipendentemente dall'azienda, che secondo me è importante fare chiarezza su come utilizzare questa tecnologia per determinare come la tecnologia possa influenzare e aiutare noi podisti amatori a correre al meglio, cosa che io spiego ai miei corsi di Livigno, corsi che comunque, se siete interessati, potreste, ovviamente, vi metto il link qua sotto, partecipare nelle prossime settimane. Cerco di essere presente sia luglio sia agosto, vediamo come andrà a finire. Ad ogni modo, se volete, potrete sicuramente venire a correre con me. Tra l'altro, acquistando questo Beat 20 ho trovato davvero alcune funzioni particolarmente interessanti, in particolare la vibrazione, ma anche il collegamento e la ricarica che viene effettuata attraverso un filo. Vi lascio il link qua sotto nel caso voleste comprarla. Prezzo sicuramente più basso, ma al tempo stesso non credo che per me sia fondamentale una tecnologia piuttosto che un'altra. La cosa fondamentale invece è quella di utilizzare la tecnologia al meglio, e credo in effetti che ci sia molta confusione dovuta ai diversi articoli presenti sul mercato che spiegano come calcolare sia il minimo sia il massimo della frequenza cardiaca. Il minimo si ottiene utilizzando anche un banalissimo orologio dispositivo cinese, ma al tempo stesso sicuramente per chi mi segue sul canale avrà a disposizione uno strumento di marca Garmin, Polar, Suunto o perché no Apple, strumento che, se utilizzato durante la notte, vi consentirà di capire in maniera immediata e efficace quale sia il vostro battito cardiaco minimo e sulla base del quale potreste poi impostare le frequenze cardiache. Io, per non sapere né leggere né scrivere, ho utilizzato l'ultima tecnologia Omron, che consente di misurare la pressione arteriosa ma al tempo stesso di calcolare l'elettrocardiogramma, cosa che permette di determinare quale sia il mio minimo, che comunque è equivalente a quello del prodotto cinese. Sono davvero impressionato da questa tecnologia Omron, anche perché consente in effetti di collegarsi e di gestire al meglio, per chi utilizza l'applicativo SuperOp, applicativo che ho spiegato, raccontato qualche anno fa su The Running Pit, di cui vi allego la recensione. Tra l'altro, sarebbe aritmico se vi iscriveste al canale, anche perché nei prossimi giorni, come ho già detto,
produrrò diverse recensioni tecnologiche, cosa che vi permetterà di correre al meglio, anche perché quando arrivo a Livigno sono davvero molto esaltato all'idea di poter aiutare noi podisti amatori a correre al meglio. Per quanto riguarda invece il massimo della frequenza cardiaca, sicuramente c'è un gran casino, un casino che si è tra virgolette determinato nel 1970, quando Haskell ha suggerito la famosa formula di 220 battiti meno la vostra età, formula che ovviamente funziona solamente per il 30% dei podisti amatori. Peccato che coloro che hanno cercato successivamente di migliorare questa formula, per esempio Miller nel 1993, ha indicato che non sono più 220 ma 217 battiti meno l'85% della vostra età, formula che è stata migliorata da Tanaka nel 2001, che ha parlato di 208 battiti meno il 70% dell'età. Chi offre di più o chi offre di meno guadagnerà il mongolino d'oro. Nel 2008, e questa è la formula che invece viene utilizzata più frequentemente da noi podisti amatori, White parla di 202 battiti e meno il 55% dell'età, formula che tra l'altro è chiaramente diversa tra uomo e donna, ma al tempo stesso non vi voglio tediare con i dettagli. Magari nelle prossime settimane faccio un video sulla frequenza cardiaca, su come si dovrebbero utilizzare in maniera corretta le zone e soprattutto quali sono i limiti di questo strumento. E mi è stato chiesto nei giorni scorsi di parlarvi anche della potenza nella corsa, argomento di cui parlo spesso nei corsi di Livigno, ma di certo sappiate, se dovete misurare la frequenza cardiaca, che la fascia resta comunque uno strumento fondamentale e utile per poterlo fare. Al tempo stesso sappiate che ci sono comunque dei limiti, e se invece voleste utilizzare uno strumento succedaneo sostitutivo, la soluzione potrebbe essere il VeritySense di Polar, oppure la frequenza da polso, che però nelle valutazioni, soprattutto non utilizzando l'ultimo strumento presente sul mercato ma una versione precedente, potreste avere dei problemi di valutazione, soprattutto correndo a velocità elevate, argomento però di cui vi parlerò nelle prossime settimane. Nei giorni scorsi comunque è venuto a casa mia il famoso giovane prode podista, al quale per la prima volta ho chiesto un argomento tecnologico, e vediamo che cosa ci ha raccontato e come lui dal suo punto di vista utilizza la fascia cardio per misurare i suoi allenamenti. Nel frattempo voi stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, io vado a bermi un coffee, ciao! Andrea, mi hanno chiesto la tua opinione sul cardio, sull'allenamento con il cardio. Io ho già letto la mia, ho avuto la possibilità di testare questa fascia. Cosa ne pensi dell'allenamento? Si cadevano un disastro. Questo me la farei provare poi. Guarda, l'allenamento col cardio, l'ho già detto forse negli altri video cosa ne penso. È un importante metro di paragone, però io lo preferisco sempre analizzare post allenamento. Secondo me gli allenamenti che vale la pena controllare con il cardio sono tipo il medio o le ripetute lunghe, tipo i 3000 e i 2000, ma anche lì dopo diventa fondamentale, secondo me, farli diventare allenamenti test, quindi ripetuti nel tempo. Non ha senso fare un medio da 10 km in vento a 3,20, la settimana dopo farne 12 a 3,15, perché diventano difficilmente paragonabili. E invece facendo sempre magari 15 km a 3,30 posso valutare i miei miglioramenti post allenamento, controllando il passo al chilometro e i battiti, e capire se ho fatto un buon allenamento, se sto bene, eccetera eccetera. Mentre secondo me diventa fondamentale, ed è un'arma che ho usato su degli amatori che avevano appena iniziato a correre, che non sapendo i loro ritmi del lento eccetera eccetera, oppure in sovrappeso, abbiamo impostato i primi allenamenti, soprattutto i lenti, utilizzando il cardio, quindi tenevamo dei range massimi di battiti del cuore da tenere nell'allenamento. Tra l'altro questa fascia si può pure impostare in modo tale che vibri se raggiungi un certo livello. Vabbè, poi questo è una cosa comunque
interessante, ma che piace a pochi. Dovrebbero mettere le scariche a chi parte troppo forte durante le gare, quello dovrebbero fare, le scariche elettriche. Invece, in che condizioni suggerisci di utilizzare la fascia cardio? Soltanto negli allenamenti intensi, nelle gare? In che condizioni? No, te l'ho detto, allora in gara secondo me tante volte bisogna solamente gestirsi, cercare di dare il massimo e non farsi condizionare dal cardio. Il cardio può dare un aiuto secondo me, soprattutto quando ci sono le salite, quindi sto cercando di tenere un certo, sto correndo a 180 battiti, arriva la salita e cerco di rimanere sui 180 battiti, perché anche lì rischio che magari la fatica della salita mi faccia andare nettamente più piano di quello che posso, invece basandomi sul cardio posso comunque mantenere lo stesso sforzo che stavo tenendo prima sul piano. E poi te l'ho detto, sui lenti li posso tenere per gli atleti meno esperti, quindi da sapere qual è il range, quindi per dire un lento lo faccio 140 battiti e quindi controllo che non superi quei 140 battiti per non farlo diventare magari un medio, oppure di fare dei lenti un pochino più svelti a 150 battiti, oppure, ripeto, sugli allenamenti intensi, ma quelli che io definisco test per capire se sono andato meglio o peggio della volta prima. Quindi meglio la fascia cardio per un podista amatore, debuttante, che per un podista evoluto che invece ha già la sensazione di come sta andando. Per l'atleta principiante diciamo che è fondamentale sui lenti, mentre per un atleta evoluto potrebbe essere un aiuto post allenamento per capire com'è andato effettivamente. Perché magari quel giorno ho girato il medio allo stesso ritmo della volta prima, ho fatto un sacco di fatica, poi a vedere i battiti invece lavoravo più basso, quindi potevano essere solamente le sensazioni di quel momento. Va bene, grazie Andrea. Nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni della fascia cardio da polso, ma anche della potenza. Spero di vederti in pista. Comunque, nel frattempo, stay strong e keep running. Ce l'hai su con questa pista, la prossima volta vieni a Garbagliate perché qua a Gorla non ce ne sono di piste. Va bene, grazie, ciao. Ciao, alla prossima.